Ciao 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 a tutti, eccomi qui con un bel video tag che io ho trovato davvero molto molto divertente. E il tag si chiama Tag VIP ed è stato ideato da Cristyle e Laura Gioia. Ciao ragazze, siete simpaticissime, complimenti per questo tag davvero molto divertente. E sono stata taggata da Cristyle, vi lascerò comunque il loro link, i link ai loro canali nell'info box. Ma parto subito subito. La prima domanda: Celentano o Mina? Beh, Mina è un mostro sacro della canzone, lo sappiamo tutti quanti, però per me Celentano mi ricorda la mia infanzia, la mia adolescenza, lo ascolto tuttora quando capita, quindi Celentano sicuramente. La seconda domanda, se fossi una donna, che faresti? Allora, se fossi una donna, lascerei i concerti, lascerei le tournée, mi ritirerei in una bella tenuta in campagna o in montagna e farei la bella vita senza più l'assillo dei fans, dei concerti, di tutte queste cose. Me la prenderei comoda. Appena compiuto 59 anni, Madonna, sarebbe anche ora di stare un po' tranquilla. Io non so cosa spinge queste star a continuare, ad andare avanti, a farsi, non dico cosa. A quell'età, boh, si vede che non sono ancora stanche. Comunque, se io fossi Madonna, mi ritirerei in pensione. Poi la terza domanda: ti piace di più Serena Grandi o la Bellucci? Sono due tipi completamente diversi. Serena Grandi, molto una sensualità molto casereccia, mentre invece la Bellucci è molto più raffinata, molto più sofisticata. Se devo essere sincera, le mie simpatie vanno di più a Serena Grandi. Poi la quarta domanda: che ne pensi di Michael Jackson? Beh, è un mito, è il mito della canzone. Ma pensare a lui mi mette molta tenerezza perché ha avuto anche un'infanzia non molto felice perché praticamente lui e i fratelli erano tiranneggiati dal padre che li costringeva a esibirsi fin dalla più tenera età e non ha avuto un'infanzia, forse per quello è rimasto un po' un Peter Pan e poi ha fatto quella fine che ha fatto, poveretto. Comunque era un grande artista sicuramente. La quinta domanda, Antonio Banderas, parliamone. E parliamone. Banderas è anche lui un sex symbol, però da quando se la fa con una gallina, con la gallina Rosita, ho perso un po' di interesse nei suoi confronti. La sesta domanda, ti piace di più Emma Marrone o Marco Carta? Anche qui due cantanti completamente diversi. Mi piace molto Marco Carta, quella voce un po' roca, la sua semplicità, è un ragazzo molto carino. Emma Marrone pure è una ragazza molto semplice, molto attaccata alla sua terra, alle sue tradizioni e ha una voce potentissima. Dovendo scegliere, se devo scegliere una canzone da ascoltare, penso sceglierei Emma Marrone. Poi, la settima domanda, preferisci uomini e donne o amici? Allora, di uomini e donne mi capita di guardare all'occorrenza quando magari sto stirando, ok? L'orario è quello, guardo uomini e donne, ma solo se c'è il trono over. Mi fanno molto ridere queste signore molto su di età, che battibeccano come fossero ragazzine in discoteca. Ecco, mi fa sorridere quello, però come programma sicuramente preferisco Amici che è molto più professionale. L'ottava domanda, è più simpatico Gerry Scotti o Carlo Conti? Gerry Scotti tutta la vita. Io lo adoro, un uomo che adoro, così riposante, così cordiale, un uomo colto perché veramente sa tantissime cose, molto spiritoso, molto autoironico. Ripeto, se devo definirlo con un aggettivo, lo definirei riposante. A volte dico a mio marito, se dovessi proprio scappare con un altro, scapperei con Gerry Scotti perché mi piace davvero tanto. La nona domanda, se dovessi conoscere un VIP, chi sceglieresti? Beh, per le ragioni che ho detto prima, sceglierei Gerry Scotti. La decima domanda, che ne pensi di Maria De Filippi?
È una donna molto molto intelligente, ha un lato umano che magari è difficile da vedere al momento perché sembra sempre molto fredda, molto scostante. All'inizio mi era antipatica, ai primi tempi che la vedevo in TV, e invece ho imparato a conoscerla e a stimarla ed apprezzarla. E poi è molto chiara, molto diretta nelle sue cose. Quando mi ricordo una domanda, quando le hanno chiesto: ma tu hai iniziato la tua carriera grazie a tuo marito Costanzo? Lei ha risposto semplicemente: sì, è vero, probabilmente non sarei qui. Ma poi le ossa se le fate da sola, è una donna molto in gamba, secondo me. Poi l'undicesima domanda, dai un voto al tag, un bel 10 perché mi è piaciuto davvero tanto, quindi complimenti a Laura e a Cri. E tagga qualcuno, io taggo tutti perché si sta già diffondendo macchia d'olio questo bel tag, quindi chi lo volesse fare, benvenuto. Grazie per avermi guardato anche questa volta, vi lascerò appunto il link di riferimento e le domande nell'info box e vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. Al prossimo video. Ciao ciao!